L'arte intuisce le cose. Io ho intuito una domanda da fare a una persona che mi dispiace che sia fuggita, che ha interpretato il nostro libro su un quotidiano nazionale, un critico, penso che lui pensi di essere un critico, e hanno intitolato questo modesto articolo, no? Che si fa col mondo di oggi, no? È molto facile attraversare le pagine di un libro e parlare solo della parte più leggera del libro, no? Per farsi leggere, però poi il lettore può avere poi l'impressione che si tratti di un libro leggero. Non lo è affatto, perché quando chiedo... Ma non è pesante. Quando chiedo... Aspetta. Quando chiedo a Michelangelo Pistoletto di darmi la sua ricetta del risotto, no? Che è ripresa in questo libro a pagina 70, beh, dico nella domanda illustri precedenti non solo Pellegrino Artusi, ma anche Carlo Emilio Gadda, che mi pare su un quotidiano odierno è ampiamente ricordato con una splendida fotografia. Quindi Michelangelo si presta a parlare di come fa il risotto, così come in altre domande di che cosa pensa delle donne, per esempio rivela di essere stato ogni tanto geloso, oppure di avere amoreggiato molto in fretta con la moglie, Maria, preso da passione violenta. Maria dice, non so, e comunque questi dettagli che sono molto importanti nella sua vita accompagnano il libro, perché il libro è l'uomo e la sua opera, giusto? Quindi anche tante piccole cose come lo andare a sciare, eccetera, o essere a San Sicario, però a San Sicario nasce l'idea dello specchio sull'altare, no? che è un'idea formidabile, di cui c'è fotografia qui fatta da Persano, che ho visto prima, in tanti tanti anni fa. Ecco, tutte queste idee sono casuali, nascono perché sei in un posto, come nascono queste cose? Perché lo sciatore improvvisamente, che non ama la religione, decide di mettere invece uno specchio sull'altare? Ma io non è che non posso dire che non amo la religione, prendo la religione come uno dei fenomeni fondamentali, fenomeni che conducono il pensiero umano e non solo, ma conducono insieme al pensiero anche le azioni, le azioni pratiche e politiche. Quindi la religione è una cosa che non può essere accettata, per me accettata così a scatola chiusa, anzi voglio aprire la scatola della religione. Ma difatti non è che la Bibbia sia per te la Bibbia. No, perché no, per me non è la Bibbia, perché io adesso lì ho un po' esagerato, ho detto che la Bibbia per me non è mai stata scritta, ma è come non fosse mai stata scritta, perché non ho mai letto neanche una riga della Bibbia. Ma non hai mai letto? Ma sì, 10 comandamenti, sì, ma non è perché, dici che non hai mai letto, perché me li hanno fatti studiare a scuola a memoria, insomma. Ma è vero che non hai mai letto un libro? Io non ho mai letto un libro e non ho un libro, non racconto mica balle. Ma perché non hai un libro? E che ne so io, non lo so. Ma devo anche dire un'altra cosa, che io ad opera sono stato forse, non so se il primo, ma tra i primi artisti che all'inizio degli anni 60 ha usato proprio la fotografia integrandola nell'opera rappresentativa del quadro specchiante. Ma io non ho mai fatto, tranne ultimamente per una necessità particolare, ho fatto due fotografie con il telefonino, perché adesso è diventato così, non si può fare a meno di fare una fotografia, il telefonino. Mentre tu telefoni ti sbagli e fai la fotografia. Ecco, però non ho mai fatto una fotografia, ho fatto un autoritratto in cui io sono diciamo specchiato dentro un recipiente di acciaio specchiante che è messo poi su un fondo di specchio vero, e è un autoritratto, però mi si vede specchiato dentro, ma
chi fa la fotografia di questo recipiente è uno che sta al mio fianco, quindi è un autoritratto fatto attraverso la fotografia di uno che non sono io. Ecco, posso dire, beh, non ho mai guidato un aereo, eppure viaggio in aereo. Per dire, perché devo avere letto i libri e non posso senza poter scrivere? Devo poter scrivere. Ecco, lui non legge ma scrive. E come ha detto prima, e si capisce anche molto bene da una grande mostra che va con il libro, cioè nel senso che non è, questo libro non è il catalogo di quella mostra, ma sono usciti più o meno in contemporanea. Per chi di voi andrà o va a Parigi nell'arco di questo periodo fino alla fine dell'estate, potrà vedere nel museo più famoso del mondo, che è il Louvre, una sorta di retrospettiva immensa di Pistoletto, in cui i suoi lavori sono messi accanto a capolavori antichi, a quadri o sculture dell'antichità, fino appunto al Terzo Paradiso e a quello che lui oggi sta così studiando, facendo con il suo centro a Biella, che è una sorta di industria, università dell'arte, dove dalla moda alla musica, dalla letteratura alle arti plastiche, fotografie, eccetera, sì, e così via. Quindi un luogo utopico, no? Cioè in realtà cosa fa lui? Trasforma l'utopia in realtà, no? Sì. Anche lo specchio. C'è una bellissima storia di specchio. Io gli ho chiesto, ma lei conosce i suoi collezionisti? Lui dice, ma soprattutto una. Ah, a Parigi, no? Sì, cosa succede? Beh, una collezionista che un giorno mi ha... Ho ricevuto una lettera di una scrittrice francese che poi oltretutto si occupa anche di critica d'arte, la quale mi scrive dicendo: io non ho mai voluto comprare un'opera, perché per me è sufficiente andare nei musei, nelle mostre e vedere le cose che ci sono, senza portarmele via. E poi un giorno mi sono trovata ad Artissima, vedo un lavoro che era un mio quadro specchiante e mi avvicino, chiedo il prezzo di questo lavoro, vado via e mi sovviene che mio padre, morto da poco tempo, mi aveva lasciato una somma esattamente corrispondente a quella della richiesta del quadro. Sono tornato indietro e ho comprato il quadro, l'ho portato a casa me l'hanno portato perché è piuttosto grande, e ho scritto a mia figlia: guarda che ho comprato un quadro, però forse a te non piacerà perché è in bianco e nero, perché le immagini che avevo fatto erano in bianco e nero. E mia figlia torna a casa e mi dice: ma mamma, questo quadro è a colori. E sì, perché lei era vestita di rosso, di giallo, di blu, quindi si era specchiato, il quadro era diventato a colori. E lei finisce dicendo, ha fatto poi un bel testo su questo lavoro, dicendo: io avevo portato questo lavoro in casa, l'avevo ospitato in casa mia, invece mi sono accorto che la mia casa era ospitata dal quadro, perché tutto entrava nell'opera. Ecco, è bello che lui si ricordi di questa collezionista. Lei è quasi come me, che non leggo. Lei non si occupa di arte, ma non aveva collezione. La collezionista di un'opera, insomma. Molti sono i collezionisti di Pistoletto, nel libro ne scopriamo vari, molti anche a Torino, molti in Belgio, molti in America, i suoi quadri sono in tutti i musei americani. È molto interessante dal punto di vista della storia dell'arte contemporanea quello che lui racconta in questo libro sulla sua esperienza, diciamo, artistica in America. Cioè lui ha molto successo, il più grande gallerista dell'epoca di arte contemporanea, Leo Castelli a New York, lo aveva preso nella sua scuderia insieme a Jasper Johns, a Rauschenberg, a Oldenburg, eccetera. Ma quando Rauschenberg, e lui lo racconta molto bene, per motivi che scoprirete nel libro, vince
la Biennale di Venezia, il primo americano, e questo è molto importante capirlo, Castelli dice a Pistoletto: adesso tu devi diventare americano. E Pistoletto lo guarda e torna a Torino. Poi, attraverso l'arte concettuale e altri esperimenti, nascerà l'arte povera, di cui si dice che lui sia, non so, la sua... Provocatore. Provocatore. Cioè, quindi un uomo che ha rinunciato a un successo già chiaro negli Stati Uniti, che naturalmente ha ancora oggi come artista, perché in tutti i musei ci sono i collezionisti, ma insomma non ha mai, questo è il punto del mio libro, cioè Michelangelo, oltre che avere un senso suo religioso che scoprirete nella lettura, è un uomo dalle radici profonde. Torino, San Sicario, la sua casa in Liguria, Biella, sono i quattro posti dove lui è assolutamente radicato. Infatti ogni volta che telefono a Biella mi dicono: guardi, è in Giappone, in America, sta tornando da Parigi, parte per Londra, dovrebbe essere in Germania. È così la sua vita, però nello stesso tempo le radici restano qua. Eh sì, perché l'albero mette tante foglie, no? Le foglie non sono mai le stesse, cambiano di stagione in stagione, i rami crescono, ma le radici sono sempre quelle. Le radici crescono ma rimangono, sono fisse in un certo senso. Quindi tu sei comunque torinese. Sono torinese con i rami sparsi nel mondo.